Ciao Capricorno, benvenuti alla vostra lettura di tarocchi bonus mensile, speciale estate amore, qui con Mandala Tarot la Stella. Ciao Capricorno, come state? Come è iniziata la vostra estate? Vediamo qua qual è il vostro divino femminile alleato di questa estate con gli dei dell'Olimpo e maschile. Vi ricordo che sono letture generali, non personalizzate, prendete solo i messaggi con cui risuonate. Allora, divino femminile è Vesta per il Capricorno e divino maschile, wow, Giove, Zeus, il potere. Vediamo i cuori, che oracoli per il divino femminile, per il divino maschile e per la relazione, per entrambe. Eccoci qua, Capricorno. Che bella! La prima per il divino femminile dice: lascia che ci sia vicinanza tra di voi, ma lascia sempre all'altro dello spazio, perché l'amore non esige mai niente, semplicemente dà e permette. Wow! Per Giove una colomba dice: potresti non capire sempre perché accadono certe cose, ma sappi che c'è sempre un proposito più alto agli eventi nella tua vita. Attraverso le tempeste, dopo la tempesta, una benedizione arriverà presto. Wow! E per entrambe, divino maschile e femminile, che bella! Parla di trust, fiducia. Ti dice che la trasformazione avviene dopo l'accettazione. Una volta che accetti la situazione attuale, essa si trasformerà automaticamente. Trust. Capricorno, vediamo un po' chi è Vesta, chi è questo alleato divino femminile che vi accompagnerà quest'estate. Parla di regole, di quotidianità, di ordine, di stare attenti ai dettagli. Ricordiamo, erano famose le sue sacerdotesse, le vestali, per la loro morigeratezza. Vivevano una vita ben scandita da ritmi precisi, non c'era spazio, diciamo, per la trasgressione. Questo simbolo indica un aiuto, qualcosa di positivo per chi ha bisogno di pianificazione e non di improvvisazione. Vesta parla anche di purezza intesa in tutte le sue accezioni. Parla di efficienza, parla di doti analitiche. Se la dea invece si mostra al contrario, quindi se parliamo anche l'ombra, è la mancanza di tutte queste qualità, quindi la mancanza di pianificazione, non avere cura di dettagli. Parla di essere sciatti, superficiali, di disordine, di essere trascurati, di essere diffidenti nei confronti degli altri. E chi non vuole un partner sciatto? Giusto, Capricorno? Quindi al dritto parla invece di ordine, abilità di portare a termine ciò che si è iniziato, usando molta cura per i dettagli, applicatelo anche all'amore. Buona organizzazione, mancanza di distrazione, successo grazie alla costanza, all'essere pragmatici e attenti. Vesta è, insomma, è come una signorina Rottermeier. E vediamo Zeus, non ha bisogno di grandi presentazioni, ma è il padre degli dei, Giove. Vediamo adesso Capricorno di cosa ci parlano gli arcani maggiori e minori, passato, presente, futuro. Cosa vivrete per luglio e agosto? Divino femminile, il sole. Il carro, già due arcani maggiori. Tre di bastoni, sette di coppe. E per il divino maschile di Giove, passato, presente, futuro, Capricorno, luglio e agosto. 9 di bastoni,
spade e l'appeso al contrario. Sotto il mazzo, 10. Chiusura di un ciclo. Questa è la fine di sentirsi sovraccarichi di responsabilità, dove tutto il peso ricadeva sulle vostre spalle. Io credo che parli di aver imparato la lezione, di aver trovato un equilibrio diverso. Con il 10 si chiude, carissimi amici e amiche del Capricorno, questo ciclo di pesantezza. Siete pronti ad alleggerire tutto il carico che gravava sulle vostre spalle? E vediamo un po' dal passato. Per Vesta, per il vostro divino femminile, parla di sole, di grandissima gioia, armonia, che tutto era in equilibrio. Il carro è essere è il nostro vincitore, trionfante, che vince tutte le battaglie. Quindi parla di un grande movimento in avanti, di movimento. Quindi che tutto stava andando avanti da questo sole, da questa armonia, con il vento in poppa, parlando di una relazione. Invece nel presente futuro, diciamo, abbiamo il 3 di bastoni. È come se qualcuno di voi stesse contemplando un altro panorama. E il 7 di coppe, che vuol dire avere la mente confusa, avere troppe opzioni, troppi grilli per la testa, troppe cose da cogliere. Ecco perché mi è uscita Vesta, di fare ordine, perché questo è il disordine ed è lo spreco anche di energia. L'energia va canalizzata, però è come se da questo 3 al 7, questa è un'energia di fuoco, di Ariete, Leone, Sagittario, e le coppe invece parlano di sentimenti. Vi chiede di scegliere una di queste coppe per non disperdere la vostra energia e di portarne avanti una. Rispetto a una relazione, forse ci sono troppe cose in ballo in questo momento e avete appunto la mente confusa, troppe distrazioni, magari sono anche problemi all'interno di una coppia, problemi da risolvere anche esterni alla coppia, non per forza della coppia, che vi tengono occupati e un po' distratti, un po' distanti, chissà. Poi analizziamo meglio con le altre carte. Vediamo invece l'energia di Giove. 9 di bastoni. Se prima sotto il mazzo c'era uscita il 10, che era il peso di, insomma, sulle spalle, solo su di una persona, qualcuno è ferito. È come se si stesse schermando questo è il nostro guerriero ferito, ha vinto già 9 battaglie, ma sa che gliene resta una, e quest'ultima si sta avvicinando. Però alcuni di voi non è ancora chiuso quel ciclo, dovete ancora imparare l'ultima lezione. Però parla di un'energia un po' di stare sulla difensiva, di non prendere tutto come per scontato, non dà scontato che vinca la battaglia, anzi è allerta, perché ha paura, insomma, di non avere la forza di vincere. Ma questa verrà spazzata via dal Re di Spade. Abbiamo una forte energia qui di Aria, Acquario, Gemelli, Bilancia, che porta chiarezza. Sì, quindi spazza via questa stanchezza, queste ferite che arrivavano dal passato. E sotto Giove parla di un grandissimo potere personale. Quindi è come che si è acquisita una grande intuizione, consapevolezza. Questo divino maschile sa chi è, sa cosa vuole, sa come fare per ottenerlo. Infatti ha finito anche il periodo di sacrificio personale, o esce da un periodo di stagnazione per ballare con la vita. Si è già illuminato, perché ormai l'appeso è al contrario ed è pronto a ballare con le nuove circostanze. Io la vedo un'energia positiva. Questa colomba parlava all'inizio che certe volte non capiamo perché alcune cose avvengono, ma sappi che c'è un proposito più alto, che dopo la guerra, dopo la battaglia, arrivano le benedizioni. Forse la benedizione in questo caso è la pace e avere una nuova consapevolezza per il divino maschile. Vediamo cosa ci dicono, come approfondiamo con l'altro mazzo. Allora, perché è uscito il sole per Vesta? Re di bastoni, perché è uscito il carro.
Abbiamo re di oro e 4 di spade. Perché è uscito il 9 di bastoni per Giove, divino maschile, Capricorno. Amore, estate. 10 di bastoni, incredibile. La prima carta che mi era uscita sotto il mazzo all'inizio. Perché è uscito il re di spade e appeso al contrario. Wow! Due di coppe. La sacerdotessa. Allora, Capricorno, sotto questo bellissimo sole, energia di fuoco. Alcuni di voi si stavano relazionando con Ariete, Leone, soprattutto Sagittario. Questa relazione prometteva, andava tutto bene, grande potere personale, grande passione, grande armonia. Guardate un po', re di bastoni e re di oro, questa è la vostra energia, la materia, quindi appunto potrebbe essere Capricorno, ma anche Toro e Vergine. Vento in poppa, equilibrio, buona relazione, buono scambio, yin yang, Tao, maschile e femminile, tutto in equilibrio. E invece che succede? Qua, allora, questa persona che aspettava delle nuove barche, forse qualcuno si è allontanato perché aveva o è arrivata un'opportunità di lavoro o ha troppe opzioni e qualcuno ne soffre. Il 4 di spade parla di sofferenza del cuore, che c'è bisogno di riposo per ricucire le ferite. Sì, è qualcuno che ha bisogno proprio di riposare da delle fatiche, quindi potrebbe essere qualcuno nella relazione che si è allontanato, magari ha avuto semplicemente dei problemi di lavoro o dei problemi personali che però l'hanno debilitato e anche la relazione un po' ne risente, probabilmente sì. Il divino maschile, infatti, dopo queste battaglie e conflitti, qua dice che si è imparata la lezione. Vedete qui c'è come una ragazza che carica tutto sulle spalle, non del mulo, ma del toro in questo caso, e va via. Decide di allontanarsi da una situazione perché il peso era tutto sulle sue spalle. Sovraccaricarsi vuol dire anche, è la carta del workaholic, di chi lavora troppo. Guardate come si vede, farsi il mazzo in ogni senso. Forse parla di quello, di qualcuno che era ossessionato col lavoro e dava poco spazio alla relazione. Sì, però qua vedete c'è il 2 di coppe, è bellissimo perché insieme al re di spade è come che si raggiunge una nuova consapevolezza, si ritorna a stare sul trono. Forse l'altra persona si è resa conto che ciò che più conta nella vita sono invece proprio le connessioni, l'amore. Le persone a noi care, il 2 di coppe parla dell'incontro anche per chi invece non stava insieme a nessuno con uno spirito affine con cui si dividono valori. Guardate queste coppe, emozioni, arcobaleno, dove si ha una grandissima connessione. Potrebbe parlarci di segni d'acqua, quindi Cancro, Pesci, Scorpione. E sotto questa lezione imparata, sotto questa illuminazione, do un altro arcano maggiore, vi è uscita la grande sacerdotessa. Di nuovo, mi ricorda il segno dello scorpione. Capricorno, qua parla di, sì, forse di avere capito entrambi cosa si vuole davvero, dalla vita o dalla relazione o di cosa si cerca dopo un periodo di stagnazione, perché anche la papessa, la sacerdotessa è una carta abbastanza passiva, ma molto ricettiva, sì. Che ha studiato bene la situazione ed ha raggiunto questo grado maggiore di consapevolezza. E come vi suggeriva per entrambe di avere fiducia, la trasformazione avviene dopo l'accettazione. Una volta che si accetta la situazione del presente, si trasforma. Sì, siete in questa trasformazione, energia di trasformazione. Capricorno, vediamo che messaggi in concreto adesso per tutti. Per i singles ci saranno nuovi incontri perché il cuore è libero durante quest'estate. Che messaggi, Capricorno?
The Runner. Qua parlano di qualcuno che è andato via. Fuggire da una relazione di codipendenza, paura dell'intimità, ascoltare l'ego. Quando si ascolta l'ego vuol dire ascoltare le proprie paure anziché ascoltare i propri sentimenti, la propria pancia. Quindi potrebbe dire che, come dicevo all'inizio, qualcuno si è allontanato per paura. Però questo parla di una relazione. Invece, single, nuovi incontri, che messaggi, cuori liberi, volata, wow, lighting, vuol dire illuminazione, come vi dicevo, la stessa dell'appeso, ma anche vuol dire colpo di fulmine. Dice un cambio improvviso, notizie scioccanti, sorpresa, una trasformazione, qualche situazione che sembrava stagnante o impossibile da risolvere, si risolve oppure è un colpo di fulmine, nuovi incontri, oppure è rivelazioni, qualcuno fa una confessione, magari confessa i suoi veri sentimenti, comunque un cambiamento improvviso, inaspettato, sorprese. Quale altro messaggio per i single, per i cuori liberi, nuovi incontri? Cuore con una chiave, dice dare il benvenuto all'amore, incontrare la persona giusta, aprire il vostro cuore, mettersi insieme, perfect, guardate che bella, è proprio qualcuno che ha la chiave, la perfetta combinazione per aprire il lucchetto del vostro cuore, Capricorno, wow, buone notizie per i single, quindi sì, potrebbe parlare proprio di un colpo di fulmine, di qualcosa che arriva all'improvviso. Vediamo per chi aspetta il ritorno di un ex, invece, che messaggi, Capricorno, estate, luglio, agosto. The butterfly, la farfalla. Dice per chi aspetta il ritorno di un ex, invece, che la relazione si evolve in una nuova fase, guarire le ferite del bimbo interiore, crescita. Forse che c'era bisogno di un allontanamento in alcuni casi per alcuni di voi, perché bisognava guarire queste ferite del bimbo interiore, che spesso sono ferite di abbandono. Crescita personale, wow! Vediamo quali altri messaggi per chi aspetta il ritorno di qualche ex. Capricorno. Addiction, questo parla di essere drogati, insomma, di essere codipendenza, ossessione, possessività, controllo, avere dei blocchi, costrizioni. Vedete, come se questo cuore diventasse una catena, una palla al piede. Sì, qualcuno deve, qualcuno è proprio ossessionato con il proprio ex, probabilmente da qualcuno che è andato via. Perché era una relazione, perché aveva paura di impegnarsi, forse era una persona immatura, aveva paura insomma, di impegnarsi in una relazione, in poche parole, sì. Vediamo invece che messaggi per chi è in coppia, sposati, fidanzati, relazioni occulte, per chi invece è in relazione, che messaggi, Capricorno, estate, amore. I like you, mi piaci, dice qualcuno gli piaci tanto, romanzo, amore, sta sbocciando un amore che nasce, il flirt divertente e voglia di uscire, di fare tante cose assieme, I like you, quindi per chi ha già una relazione si è con l'innamorato. Quali altri messaggi per chi ha una relazione, coppie, fidanzati, sposati, relazioni occulte, relazioni appena sbocciate. Cassetta, qualcuno è proprio ossessionato con voi, dice che qualcuno vi pensa parecchio, che sta sempre ascoltando i vostri messaggi e siete sempre nei suoi pensieri. Cassetta vuol dire andare in replay. Altri messaggi per il Capricorno, amore, estate. Quali altri messaggi? Coffin,
Qua parla invece di fini che portano delle nu dei nuovi inizi, crescita, cambiamento, liberazione, transizione. Quindi alcuni di voi segna la fine di una relazione, altri segna semplicemente la fine di una situazione, perché così non si poteva andare avanti e la situazione cambia per evolversi, quindi cambia in meglio, non è per forza una fine, magari verrà un litigio, un allontanamento che però porta dei nuovi inizi. Sì, è una nuova coscienza, come vi dicevo, l'unione c'è, l'amore c'è, grazie all'appeso al contrario che si è già illuminato, il re di spade che porta chiarezza e la grande sacerdotessa, lo stesso si parla, ci avevano detto anche i cuori all'inizio che c'era bisogno di accettare le cose per poterle cambiare e trasformare in meglio. Capricorno, vediamo un po' anche da questi romantic tarot di cosa ci parla, se ci dà un'idea di situazioni possibili per voi sotto il divino femminile. Allora, qua è uscito il Papa, parla di unione, il Tre di Coppe. Questo è qualcuno che fa il piacione, come un uomo che è atteso da tre donne, quando parlavamo di avere troppe opzioni, e una regina di spade. Guardate un po' che questa è la perfect match, è proprio la coppia ideale, re di spade, regina di spade e la sua anima gemella. Tagliare con questa situazione, se qualcuno vuole un'unione tradizionale e qualcuno invece forse faceva il piacione e la regina di spade taglia o non gli insomma gli fa capire che così non va bene ciccio, eh. Vediamo invece sotto Giove sull'energia per il divino maschile di che situazione ci parla, possibili situazioni amorose. Volate. Allora, questa vuol dire che qualcuno vi spia, qualcuno piacete molto. Guardate questa ragazza in mezzo alle caprette, qualcuno qui da lontano che vuole passare inosservato e la spia. Insomma, un ammiratore, ammiratrice segreta per alcuni di voi. Un asso di danari, e questa è una sorpresa, è proprio una nuova opportunità. Forse è proprio quel colpo di fulmine di cui ci parlavano prima le carte, invece per i single. L'asso di oro è proprio un'opportunità d'oro da cogliere al volo. Poi abbiamo la regina di bastoni, che è proprio seducente, carismatica, sensuale. E qua è qualcuno che corre per andare, vedete, al Colosseo, questo è Roma. Andare a un appuntamento, c'è qualcuno che vi aspetta e siete in ritardo. Correte, correte, c'è qualcuno che vi aspetta. 7 di oro. Che dire, Capricorno? Questa è la vostra energia materiale o Toro, Vergine, Capricorno? I bastoni sono Ariete, Leone, Sagittario. Ma vi erano uscite anche le coppe, la sacerdotessa, quindi potrebbero essere consegni d'acqua, Cancro, Pesci, Scorpione. Spade, abbiamo anche i segni d'aria, abbiamo un po' tutti i segni. In realtà, quindi anche Gemelli, Bilancia, Acquario, sì. E vediamo adesso per voi Capricorno, tre domande, potete fare tre domande e vi darò tre carte di risposta. Concentratevi sulla prima domanda, cose semplici, sì o no, per il Capricorno, speciale amore estate. Ecco la prima risposta ed è una risoluzione pacifica. Ottimo, quindi se qualcuno si era allontanato, se avevate litigato, si farà la pace. Una risoluzione pacifica, fine del conflitto. Seconda domanda, Capricorno, concentrati. Che messaggio per voi? Uscite due carte. Wow! Qua parla di storia d'amore e abbondanza assieme. Ma che bella! Questa è la risposta che vi è arrivata assieme: storia d'amore e abbondanza, quindi che sarete felici. Terza domanda: amore, ciò che vi sta a cuore, Capricorno. Cosa vuole sapere il vostro cuore? Arriva
arriverà nelle prossime settimane, quindi presto, prestissimo, avrete la risposta sì, o che questa cosa si materializza nelle prossime settimane, ciò che avete chiesto. Wow, abbiamo già tutte le nostre risposte, Capricorno, e per voi un ultimo oracolo. Vi ricordo che se vi sta piacendo questa lettura, regalatemi un like, iscrivetevi al canale e commentate, perché sono curiosa di sapere come questi messaggi si rivelano nelle vostre vite. Capricorno, vediamo qual è l'oracolo della saggezza che vi accompagna per luglio e agosto. Wow, ma che bella! Exchanging gifts, scambiare regali. Sento molta energia femminile, energia Jing, ma parla proprio di sorprese. Vedete che come che qualcuno esce da una scatola e giocano insieme. Ci parla un po' di equilibrio, come nelle carte che sono uscite all'inizio dei cuori. Dice che l'amore è uno scambio di forza vitale, un'energia tra due persone. Cresce in modo esponenziale quando reciproco. È come dare e ricevere. Porta abbondanza e porta questo è fluido, no? Tra queste due persone. Grande spirito vuole che tu accetti tutte le benedizioni che ti attendano e che tu sappia essere reciproco, insomma, che tu sappia restituirle. Apri il tuo cuore e permetterti di ricevere, permetterti che sia riempito, forse parla soprattutto a persone che sono abituate a dare, infatti, vedete, a stare nell'energia del dare, di sovraccaricarsi. Invece dice: permetti che ci sia questo scambio, l'energia di ricevere è l'energia femminile, l'energia del Jing, di essere più passivo, lascia che siano gli altri a fare il primo passo. Tutti i tuoi sforzi verso una relazione di impegnativa finalmente pagheranno, ti daranno i frutti. Non c'è bisogno che anticipi niente perché i regali sono presenti, sono già presenti. Lo vedrai attraverso simboli, segnali, vedrai della sincronicità nella tua vita che porteranno appunto questo successo, questa abbondanza che hai sognato da tanto tempo. Wow, Capricorno, molto bella. Vi rileggo i messaggi dei cuori all'inizio, che ti dice lascia che ci sia vicinanza tra di voi, ma lascia sempre all'altra persona il proprio spazio, perché l'amore non esige mai, semplicemente dà e permette, si permette anche di ricevere. E questo era accettare le cose così come sono per poterle trasformare, che dopo la tempesta ritorna la calma. E questa l'unica era fiducia, la trasformazione avviene dopo l'accettazione e le cose si trasformano, tutte ci parlano di questo flow, di fluire. Ma che belle, Capricorno! Wow! Spero che tu abbia risonato con questi messaggi, con tutta questa lettura, fammelo sapere nei commenti e anche qui da Mandala Tarot la stella per oggi è tutto. Carissimi e carissimi, io vi mando un bacione. Ci vediamo presto con le prossime letture, quelle mensili di agosto. E intanto buona estate e buon amore. Ciao!